IFA 2014 Berlino, siamo nello stand di HP a Showstoppers e qui la casa americana sta presentando per la prima volta il Pavilion X2. Per la prima volta perché? Perché questa è la versione aggiornata del Pavilion X2, esisteva già un tablet convertibile di questa serie, ma è stato completamente rinnovato nel design e anche nelle funzionalità. La prima generazione aveva infatti una tastiera hardware, quindi era un trasformabile che si agganciava all'interno della tastiera dock, questo invece è dotato di una tastiera cover che può essere richiusa sul tablet per proteggerlo ma anche per mandarlo in standby, oppure può essere utilizzata aperta come una comune tastiera. Non è una tastiera Bluetooth, ha bisogno di essere sempre collegata al tablet per essere utilizzata, è dotata di tasti con una buona corsa che consentono una digitazione abbastanza comoda e di un touchpad ampio per utilizzare il nostro tablet come se fosse un comune notebook. La componente tablet in sé ha un formato da 10 pollici, uno schermo IPS con una risoluzione HD, quindi non è full HD, ha gli altoparlanti che sono posizionati qui sui lati per avere un audio che raggiunge direttamente l'utente. Sulla parte inferiore ha questo connettore che serve per collegarla alla tastiera cover e anche per ricaricarla. Sul lato destro abbiamo un connettore micro USB per l'alimentazione, una porta USB full size, una micro HDMI per collegare uno schermo esterno, una micro SD, un pulsante per tornare alla finestra, alla start screen di Windows, il bilanciere del volume, parte superiore nulla, e sulla parte sinistra abbiamo il jack per le cuffie. Quindi sostanzialmente un tablet Windows con piattaforma Intel Betrayal serie Z da 10 pollici, come ce ne sono tanti, ma in un formato convertibile grazie alla presenza di questa tastiera cover. Dietro la tastiera cover c'è anche questa fettuccia che può essere posizionata con varie angolazioni e che consente di tenere la parte del tablet in piedi oppure anche di abbassarlo ulteriormente con un angolo di inclinazione differente. Può essere richiusa e portata con sé comodamente. Il segmento è quello della fascia d'ingresso per questo genere di prodotti. Arriverà a ottobre anche in Italia a partire da un prezzo di 329 euro con 2 o 4 giga di RAM e una dotazione di storage da 32 o 64 GB. HP Pavilion X2.